L'amministratore delegato della multinazionale Ecoplastic ha ricevuto questa mattina i mass media all'indomani dell'accordo firmato al Mise, dove è stato annunciato l'acquisto dagli indiani della Jindal della Treofan, salvando i 51 dipendenti dello stabilimento battipagliese. Sì, importante perché coinvolge molti lavoratori. Per noi sicuramente è un motivo di grande soddisfazione. Ma che attenzione, un po' di cautela perché ciò che doveva avvenire tra le due aziende c'è stato, abbiamo trovato l'accordo, adesso toccherà ai lavoratori scegliere quindi se seguire il nostro progetto, insomma le nostre idee, che sono molte, nulla di specifico, ovvero c'è un progetto molto ambizioso che è quello della diciamo gli automezzi elettrici, ma attenzione anche lì molta cautela perché nel nostro paese le regole, gli adempimenti, le autorizzazioni sono quelle che purtroppo a volte fanno fallire le iniziative imprenditoriali perché sono molto, molto burocratiche, molto lunghe, quindi se fosse per questo cautela perché non posso garantire. Ho tante altre idee invece decisamente più legate alla quotidianità del nostro, diciamo, della nostra attività. L'obiettivo è quello di cercare di reintrodurre quanto più rapidamente possibile i lavoratori nell'ambito della nostra organizzazione. Questo passa attraverso ovviamente della formazione specifica perché insomma non ci si può aspettare e non mi devo aspettare che siano già pronti ad essere inseriti. Quindi il nostro è un programma di reinserimento a prescindere dal progetto finale, il sogno, quello è il mio sogno, ci arriverò sicuramente, ovviamente con l'aiuto di tutti, insomma, perché il percorso normativo è ostacoli, quindi è il punto d'arrivo, però per lo mezzo c'è insomma la quotidianità e questo va tenuto in considerazione. È stato purtroppo un percorso molto difficile, in realtà è culturale, hanno una cultura differente dalla nostra, quindi sono anche stato tratto in inganno a un certo punto da un punto di vista dell'abitudine con la quale noi trattiamo i problemi, per cui alla fine ho capito che era una questione molto più legata alla cultura e non alla sostanza e alla fine insomma si è trovata una quadra. Che tempi ci saranno? I tempi adesso sono legati ai lavoratori, nel senso c'è un percorso che devono, abbiamo già iniziato le interviste e quindi in un tempo ragionevole spero un mesetto di riuscire ad arrivare praticamente ad una soluzione, ad un'accettazione insomma da parte dei lavoratori. Sì, è un messaggio importante, però io l'ho anche detto, nella terra del sud quello che ci manca forse è la vicinanza ai mercati. Oggi per carità le infrastrutture sono sempre più sviluppate, però qui abbiamo un grande asset che è la creatività, è su questo che io baso le mie attività, insomma. Quindi le aziende sono fatte di uomini, tutto il resto viene dopo, quindi questa è la forza di questa terra.